Buonasera, Corte d'Assise di Milano presieduta dalla dottoressa Giovanna Ichino. È la prima volta che un giorno in pretura si occupa di immigrazione clandestina. Un tema complesso, delicato, che porta con sé problemi reali, ma che spesso viene utilizzato solo per alimentare la paura del diverso. Sul banco degli imputati siede un giovane somalo, Osman Mahmoud, conosciuto anche come Ismail. È accusato di numerosi delitti che vanno dall'immigrazione clandestina alle torture, agli omicidi sessuali. Tutti i reati sono stati commessi in un campo profughi in Libia, dove uomini e donne vengono ammazzati come animali in attesa di affrontare il viaggio verso un futuro migliore. Tutto però nasce e ha inizio nel settembre del 2016 in via San Martini a Milano, vicino a un centro di prima accoglienza per rifugiati. Il 26 settembre, nel pomeriggio alle 15.30, lei su una pattuglia in divisa ha fatto un intervento col suo collega Ferretti, sì. Che ha poi portato in seguito al fermo dell'imputato. Volevo che ci riferisse di quell'intervento, cosa è successo. Ero di servizio in via San Martini presso l'Hub, che è un centro di prima accoglienza per profughi. E si erano avvicinati correndo alcuni di questi verso di noi, facendosi capire di seguirli. E c'era un gruppo di persone. Che circondavano l'imputato. Sì. La domanda è: lo stavano picchiando? No, lo stavano trattenendo contro il muro, ma niente di più. Se nel momento in cui sono intervenuti, il Mahmoud mostrava una ferita al labbro o quantomeno al volto? Non ricordo questo particolare. Posso dire che non ci sono state scene di violenza nei confronti del Mahmoud. Cercavano di farsi capire mostrando delle ferite sul corpo, sull'addome o sulle spalle o sulle gambe. Le hanno mostrato le ferite, ma dove? Alzavano la maglietta. Parli a microfono. Sì, chiedo scusa. Sollevavano la maglietta per farmi vedere. C'erano delle cicatrici in realtà. C'erano anche due ragazze lì sul posto e mi hanno spiegato che avevano... Da parte delle due donne sono emerse immediatamente violenze sessuali. Da parte degli uomini sono emersi reati di torture e percosse. Mi sono aggiunte anche persone che non erano presenti nel momento in cui era stato fermato il Mahmoud. Si sono spontaneamente presentate perché naturalmente i ragazzi poi attraverso Facebook avevano pubblicato foto e notizia che era stato fermato la persona che in Libia le teneva prigioniere. Riassumendo, i fatti sono i seguenti. Il 26 settembre del 2016, Mahmoud, l'odierno imputato, mentre si trova davanti a un centro per rifugiati a Milano, viene riconosciuto da quattro giovani come colui che li avrebbe percossi, torturati e violentati in un campo libico. Mahmoud viene arrestato e, attraverso il passaparola, ad accusarlo si presentano altre e viene quindi istituito l'odierno processo. In aula però non vengono ascoltate tutte le vittime, perché per ragioni di tutela e riservatezza molti vengono interrogati con la formula dell'incidente probatorio. Tutte le vittime provengono dalla Somalia e raccontano come ha inizio questo lungo e drammatico viaggio, circa 7.000 chilometri, chiamato forse a torto il viaggio della speranza. È nato 1/1/1988, si chiama Idris Amin Hassan. Volevo chiedere come prima cosa, lui quando era partito dalla Somalia e per quale ragione aveva deciso di partire dalla Somalia, dove voleva andare? Nel mio paese c'era una guerra, sono partita a causa della guerra, volevo venire in Europa e vivere in pace. La sua idea era di venire in Italia o in un altro paese d'Europa? Il mio pensiero era dove mi può Dio sano di stare lì. Senta, lui in Somalia in che città viveva? Dove viveva? Abitava a Mogadiscio. Viveva da solo, con la famiglia? Abitavo con la mia famiglia. Con la sua famiglia. Prima di partire,
Lui aveva contattato qualcuno di qualche gruppo, di qualche organizzazione che si occupa poi del viaggio dei migranti fino in Europa? Ah, sì. Gli avevano detto prima di partire quanto sarebbe costato il viaggio fino in Europa? Sì. No. Sapeva che avrebbe pagato dei soldi comunque, la sua famiglia sarebbe stato poi disponibile ad aiutarlo? Gli hanno detto che quando arrivi in Libia ti diremo quanto i soldi paghi. Okay. Per la... Ecco, ma lui non ha ipotizzato che la sua famiglia non avrebbe potuto avere quei soldi da pagare per il suo viaggio? Io sapevo che a casa e in famiglia non quando sono partita, però so anche che noi somali quando succedono dei problemi la gente ci si aiuta, ci si chiede prestiti, ci si chiede soldi. Dopodiché, dopo essere partito da Mogadiscio, dove è andato? La mia prima tappa è Addis Ababa, Etiopia, quando sono partita da Mogadiscio. Da Mogadiscio, da Addis Abeba, com'è andato? Con che mezzo è andato? Ha viaggiato da solo? Ho preso un autobus, ero da sola, però ero sempre accompagnata con altre persone. Ok. Non si ricorda esattamente quanto tempo è stato in Etiopia, però stava in un albergo dove era sempre in costante con le persone che la sorvegliavano. Ero dentro una stanza dove la stanza veniva sempre chiusa, mi portavano da mangiare, mi portavano il telefono, il ricaricatore del telefono, mi dicevano stai lì dentro, non uscire, perché non volevano che ci vedessero. Dopo questo soggiorno in Etiopia, da Addis Abeba, riparte, che viaggio fa, come viaggia? Ha preso un autobus, dietro l'autobus c'era dei soldati che sorvegliavano e ci hanno portato fino in Sudan. E quanti erano a partire su questi autobus dall'Etiopia? Circa 40-45 persone. Tutti su questi autobus seguiti da queste persone armate dell'organizzazione che faceva i trasporti, così? Mi chiedo conferma? Sì, confermo. Dall'Etiopia passano al confine col Sudan, poi dal Sudan? Da Khartoum ci hanno messo le macchine che ci portavano fino in Libia con altre persone. Libia. Sì. Una volta arrivati in Libia, dove è stato portato? Eravamo un campo che si chiama Chak, che si trova all'interno di Libia. Dopodiché è rimasto in questo campo, si è spostato in un altro campo? Mi hanno spostato all'altro campo dove si prende la barca. Ben Walid. Lui l'ha mai conosciuto, una persona soprannominata Ismail? Oh. Sì. Dove? Hageku Barate. Nel campo dove si prende la barca. Si ha la cortesia di guardare l'imputato e confermare se sia o meno Ismail. Sì, è lui. Lul Ibrahim Ali. Ed è il campo di Beni Walid, conosciuto anche come Califa 3, il protagonista di questo processo, perché è lì che secondo l'accusa lo imputato ha commesso tutti i reati per rispondere, mentre l'imputato si difende sostenendo di essere stato un comune normale rifugiato come tutti gli altri. Ma nel campo di Beni Walid non c'erano solo profughi provenienti direttamente dalla Somalia, ma anche da altre terribili esperienze che dimostrano come la situazione dei migranti in Libia si accarica spesso solo di violenza. Diversa è anche la vicenda di Ibrahim Lulu, che ci dice che una volta in Libia va in un campo dove sta qualche tempo, poi arriva la polizia libica e arresta i migranti. Dice, mi hanno portato in caserma e mi hanno violentata in una notte 10 poliziotti. Nella prigione libica è stata picchiata, violentata da 10 uomini. Da poliziotti? Askarme Ahayen. Sì, erano poliziotti e mi hanno picchiata anche in testa. E come mai poi è andata via dalla prigione libica? Da ferito, l'uomo eritreo che ci ha spostati dalla prigione dall'altro spazio, lui ha comprato noi, ha pagato soldi per prendere noi. Ci hanno venduto all'organizzazione di Alibur, nel senso che sono venute delle persone a comprarci. E si capisce, no, la logica. Ogni migrante vale $7,000, questi poliziotti per $300-400 gli avranno venduti i migranti.
siamo stati comprati da Ali Bur, che ci accompagnava il campo che ci accompagna il campo dei Somali. In quel campo era presente anche Ismail. Sono pronta a rispondere a qualsiasi domanda che mi fanno. Lei aveva riferito dell'arrivo in un campo che lui chiama Califa 3, dove ha conosciuto Ismail, dove è stato circa 2 mesi. Bene, Walid è una città costruita, al lato c'è il campo di dove ho conosciuto Ismail e lì l'ho conosciuto. Lei ha dichiarato di essere arrivato al campo Califa 3, Ben Walid, nel marzo 2016. Ismail, di cui poi lei ha ampiamente parlato, era già presente lì? Sì. Ismail che ruolo aveva in questo campo? Era una persona che lavora all'interno del campo. Una persona era soprannominata Califa? Sì. Ok. Quindi c'era un capo dell'organizzazione soprannominato Califa, corretto? Sì. Allora, è venuto solo un pomeriggio, ci ha minacciati e poi se n'è andato. Anche questo Califa è somalo? Califa è Hadam Somalia. Sì. Sotto Califa c'era Ismail, mi sembra aver capito. Cioè, quando non c'era Califa era Ismail quello che gestiva il campo e dava gli ordini ai sorveglianti che erano lì. Corretto? Compreso bene? Sì. Lei aveva detto obbedire. È questo Ismail che lei ha visto? Sì, è lui. Era Ismail che faceva la lista e diceva chi partiva e chi no. I sorveglianti, gli uomini di Ismail, quelli che Ismail comandava, quanti erano, di che nazionalità erano? Sono libici, ma di pura. Sa chi era Agi? Sì. E chi, che cosa faceva? Era un migrante o era un guardiano? Era il guardiano del... Che prendeva ordini da Ismail? Sì. Che cosa faceva in particolare Agi? Lui faceva il guardiano di giorno e di notte e le persone che non picchiava Ismail, picchiava lui. Ismail era sempre armato e con quali armi? Lui aveva delle armi, ogni giorno, un giorno entrava con un fucile, un giorno con una spada, un giorno con un bastone, ogni giorno portava qualcosa quando entrava dentro. Risposte, rispondo, le cose che non so non rispondo. Se può cortesemente chiedergli come prima domanda se lui viveva in Somalia, se sì in quale città e se aveva una famiglia e con chi viveva. Abitava una città che si chiama Adale, fuori Mogadiscio. E con chi viveva in quella città? La mia famiglia, i miei genitori e i miei fratelli. Lui lavorava in Somalia, cosa faceva? Quando ero io in Somalia ero piccolo, non lavoravo, non andavo a scuola, andavo alla scuola coranica. Mio padre lavorava più di 20 anni fa, lavorava al governo di Siad Barre all'epoca e poi quando è morto mio padre io sono uscita dalla Somalia, era un poliziotto. Okay. Suo papà è morto quando? 2011 luglio. Mio padre, mia sorella e mio fratello sono morti nella stessa giornata. Lei aveva dichiarato il 20 gennaio 2013 di notte hanno fatto irruzione in casa nostra, 7 persone armate hanno ucciso mio padre, sono stato ferito e ancora dei proiettili nella gamba. Quindi rispetto a quanto dice ora, lui ha detto all'epoca che il papà, insomma, i familiari erano morti il 20 gennaio 2013. È vero. Sorella.
Era ferita e avevo fratelli più piccoli di me. La mia intenzione è quella di poter lavorare e dare una mano a loro. Che ti posso fare? Dopo mia zia mi ha dato $300, ho preso un autobus e sono arrivata in South Sudan. In questo periodo in Sudan ha conosciuto sua moglie? Se sì, quando? Ho conosciuto mia moglie circa agosto del 2012. Io lavoravo in Sudan, un posto che si chiama Jubaton. Mia moglie lavorava in un ristorante e cucinava, e lì uscivo dal lavoro con i miei amici, andavamo a mangiare in quel ristorante lì. L'ho conosciuto lì la prima volta. E dopo 4 mesi mia famiglia, ho conosciuto la sua famiglia, e da lì abbiamo deciso di sposarci. Lei, nella qualità di moglie dell'imputato, gli dica che la legge italiana prevede la possibilità di astenersi dal deporre. Detto sì, sono consapevole e se sbaglio prendo le mie colpe e voglio rispondere. Lei conferma di essere moglie dell'imputato? Sì. E riconosce suo marito è presente qui in aula? Sì, bene. Vuoi raccontare quando vi siete conosciuti, dove? Ci siamo conosciuti in maggio del 2012, in quel momento ero in South Sudan. Prima mi sono sposata, ero incinta, poi sono partita. E invece Ismail non è partito con lei? No, non poteva partire con me perché Ismail non stava bene, aveva una malattia che si chiama malaria, in quel momento non lavorava neanche, io come donna non ero sicura in Sudan, a volte la notte potevano anche prenderti e portarti via, allora ho deciso di partire io. E poi lei quando l'ha rivisto? Poi ci siamo solo sentiti, la prima volta che la vedo è adesso. Era incinta sua moglie quando è partita? Sì. Come mai lui non è andato con lei in Europa, è rimasto in Sudan? In quel momento è quella di dare una mano alla mia famiglia che vivevano in campagna aperta, ci vuole 20 giorni per andare a prendere acqua, avevo la famiglia e la mia intenzione è quella di dare una mano a loro. Vabbè. E com'è che poi decide di andare via dal Sudan nel 2016, quando va via, per quale ragione, qual è la sua intenzione? Alla fine del 2014-2015 in South Sudan erano iniziate delle guerre tra fazioni e dove lavorava un po' e si è perso. Siccome io la mia intenzione era sempre quella di dare una mano alla mia famiglia e trovare un lavoro, da lì avevo deciso di partire. Sono tornati in Somalia nel 2015 e da lì ho deciso poi di venire verso in Europa. Prima di partire in Somalia contatta delle persone che organizzano i viaggi? Mia moglie mi aveva dato questo numero di un signore che si chiama Soudal, che lei ha detto contattate quel signore lì che vi dà una mano, che con me adesso ci sono persone che lui ha organizzato il viaggio per loro. In quel momento mia moglie si trovava in Germania. Contatta queste persone dell'organizzazione, dopodiché dove va? Mattinata chiamati questo signore, non è venuto lui, ha mandato un ragazzo che ci ha accompagnati e ha detto che andate con quel ragazzo lì o io la vostra responsabilità, vi manderà su un autobus che vi porterà in Kenya. Prima di quel momento lì aveva già una conta di soldi nostri, ognuno aveva messo in banca dollari. Matamud quindi racconta di essere scappato dalla Somalia, di aver attraversato il deserto e di essere arrivato in Libia nel campo di Beni Valid. Quindi l'imputato si descrive come un rifugiato come tutti gli altri, anche lui alla ricerca di un futuro migliore in Europa. Ma questo racconto è vero? Oppure, come sostiene l'accusa, Matamud è un carnefice e fa parte dell'organizzazione criminale che gestisce la tratta dei migranti? Il pubblico ministero, per dimostrarlo, mette in risalto una prima discordanza tra il racconto dell'imputato e quello dei testimoni. Infatti, questi hanno raccontato in aula come i soldi non fossero mai richiesti al momento della partenza, ma all'arrivo nel campo. Prima della partire dalla Somalia non veniva pagato il viaggio alle organizzazioni dei trafficanti, non venivano dati anticipi significativi e che spesso prima della partenza neppure era stata concordata la somma precisa che uno doveva pagare. Cosa è eccentrico rispetto a queste deposizioni? È il racconto dell'imputato, unico, che dice che prima di partire nel gennaio 2016 per l'Europa aveva già versato un acconto significativo di $2,000.
se riesce ad andare con la mente al giorno in cui è arrivato in questo campo vicino a Benivali. Se il primo è venuto lui e ci ha detto: dovete chiamare i vostri genitori e pagare al più presto i soldi, avete tempo 7 giorni, se non pagate morirete. Ha chiesto quanti soldi dovevano essere pagati? Dove con il shampoo? 7.500. $7.500 per tutto il viaggio fatto. Ostele Anniga. Ah, sì. Lui con chi ha parlato della sua famiglia? Ho parlato con mia madre. Di sua mamma cosa aveva detto? Che li aveva subito, che doveva trovare, che non li aveva subito? Gli ha detto: non ho al momento soldi, cerco di andare a raccogliere, chiedere soldi agli altri o alle persone o anche possono dare una mano. Sei andato tu lì, devi avere pazienza di aspettare. Ismail, cioè l'imputato, questa richiesta, diciamo, di pagare i soldi l'ha fatta a tutti quelli che erano arrivati. Quando è entrato ha detto: le persone nuove devono pagare i soldi, devono chiamare il genitore e quando parlano con i loro genitori devono piangere, farsi sentire piangere. Se non piangeranno verranno picchiati. Lui era, si era presentato con un bastone, mentre parlavano ha iniziato a picchiarli. Sì, venivo picchiato e poi mi facevano parlare alla mia famiglia. Aspetta che voglio aggiungere una cosa. Chiamava lui mia mamma e diceva: se non mandi i soldi o non paghi i soldi uccideremo suo figlio. Mi prendeva mentre mia mamma era al telefono, ma io non parlavo con lei, mi picchiava e faceva sentire solo le urle a mia mamma e poi mia mamma lì correva a cercare soldi. A volte dicevano che vendono anche gli organi. Se non dovessimo pagare i soldi saremmo stati picchiati. E nel campo lì è stata picchiata da Ismail oppure no? Ma no. Ismail ha telefonato ai suoi parenti per chiedere i soldi oppure no? No. I miei genitori erano morti, non avevo nessuno io. Avevo 7 figli di cui sono stati uccisi, avevo solo un figlio e basta. E vive? È vivente? La vado almeno lì. La vado a sa. Sì. E quando si entra dentro ci sono persone che hanno pagato i soldi, persone che hanno pagato metà dei soldi e persone che non hanno pagato. Le persone che hanno pagato li mettevano seduti da una parte, quelli che hanno pagato metà o non hanno pagato venivano chiamati i genitori e venivano picchiati durante la telefonata. Gente che veniva a picchiare? Sì, è lui. Come picchiava? Con calci, pugni o anche con bastoni? Usava qualsiasi cosa, calcio, pugni, sberle, bastone e utilizzava qualsiasi cosa che lui voleva. Ricordo ancora che molti migranti sono stati sentiti in incidente probatorio e tutti hanno confermato questa versione, questa accusa. Ma sappiamo anche che l'imputato ha negato di essere un carnefice e ha sostenuto con forza di essere anche lui una vittima. Ascoltiamo allora se il racconto del suo soggiorno nel campo libico combacia con quello fatto dagli altri migranti. Gli hanno chiesto dei soldi? Se sì, chi glieli ha chiesti a lui e agli altri? Sono arrivato di notte io, la notte non ci hanno chiesto niente, ma la mattina i nostri 120 persone arrivate di notte ci hanno tirati fuori. Sì. Ci hanno chiesto i soldi e le persone che ci chiedevano i soldi erano dei libici. Gli dico: se non paghi verrai ucciso, questi guardiani libici. Sì, nella stessa giornata hanno fatto del male a me, dove io posso ancora dimostrare quello che mi hanno fatto. Dopodiché lui contatti i familiari. Io ho chiamato mia madre, quando le ho detto che deve pagare questi soldi qua, mia mamma aveva detto che non poteva entro 3 giorni pagare questi soldi. Una volta messo giù il telefono, io mi sono messa a piangere e mi hanno messo da parte in mezzo a quelli che non potevano entro 3 giorni pagare i soldi. Ismail era in condizioni di pagare il viaggio oppure no? Non potevano e la sua famiglia erano poveri. I suoi familiari sono riusciti a mandare i soldi? Sì, dopo un po' di tempo, inizialmente la prima tranche mia madre ha messo, comunque i miei familiari alla fine sono riusciti a pagare i soldi. Suo padre ha lasciato dei dromedari dei suoi fratelli, hanno venduto i dromedari e finché si vendevano, si raccoglieva i soldi, lui era ostaggio lì. Non so esattamente e come è stato pagato quei soldi là. Senta, ma i soldi per proseguire il viaggio, oltre ai suoi familiari in Somalia, lui li ha chiesti anche a sua moglie? Sì. Sì, sempre col solito modo, cioè chiamava sua moglie e glielo passava?
Ha detto sì. Lei era in contatto con Ismail? Una volta al mese parlavo con lui. Per telefono? Telefono con la dita. E lui aveva un cellulare? Parlavo il responsabile del campo che mi diceva che la sera quando torno gli porti il telefono, poi puoi chiamare Ismail e puoi parlare con lui. Si ricorda come si chiamava questo signore? Khalif. Ogni mattina c'erano tre telefoni nel campo dove uno poteva fare la squilla ai familiari e chiamare e richiamare. E io mandavi un messaggio o facevi squillare il telefono dalla madre, dalla sorella, dallo zio, qualcuno poi ti richiamava indietro. Ma nel racconto di Ismail eccentrico rispetto al racconto di tutti i testimoni, fortemente eccentrico come quel pagamento anticipato di $2,000 che ha fatto solo lui. Guardate che Matabud sarà anche un ragazzo, non parlerà la lingua, ma è bello sveglio, tra i prigionieri. Che lui si sentiva molto spesso i familiari, non solo, che i familiari potevano chiamare più o meno liberamente, non solo, che sto califfo era una specie di centralinista, non solo, e la moglie che ce lo ha riferito, che lo può chiamare liberamente. Cioè lei chiama liberamente al telefono Califa e poi gentilmente Califa con il suo cellulare va dal marito e glielo passa. E la moglie quando parla con Califa, Califa gli dice di a tuo marito che paghi perché sennò gli succede qualcosa di brutto. E glielo dice, lo riferisce lei, ma è vero perché lui chiamava regolarmente e poi questi soldi non arrivavano e le botte le prendeva, abbiamo i segni delle botte prese. I ferite che però nessuno vuole vedere e invece queste ferite ci sono. Chiara che queste cicatrici sono dovute a delle scariche elettriche, va bene, si può rivestire. Quali altre torture ha subito nel campo ad opera dei libici? Sono solo stato picchiato con un tubo di plastica e l'elettricità, oltre a quello non ho avuto nient'altro. Ma per comprendere la complessità di tutte queste testimonianze, il pubblico ministero sente l'esigenza di far descrivere ai testimoni come funzionava il campo libico per migranti di Beni Walid. Volevo chiedere di descrivere questo campo. Prima di tutto, lui e le altre persone dove dormivano? Dormivamo per terra dove era pieno di pidocchi. Ecco, ma era una struttura, dormivano all'aperto? Era una struttura tutta chiusa, non si vedeva il sole. Dove potevano stare 700 persone o 600 persone ed era di mattone. E nei due mesi in cui lui è stato lì, in quel capannone, quanti erano di loro che dovevano poi partire? Circa 700 persone. Sia uomini che donne? Ah, sì. Dormivano tutti per terra? Sì. Cioè per terra senza letti, intendo dire. Ma c'erano? No, non c'erano letti. C'erano bagni, quanti? I bagni erano quattro, due usavano le donne e due usavano gli uomini. Ismail dormiva nel capannone insieme a tutti loro per terra o aveva all'interno del campo una sua struttura dove dormiva? No, aveva uno spazio dove poteva dormire lui e aveva delle ragazze con cui dormire. Cosa vuol dire uno spazio? Una sua casa? Hanno costruito una casa per lui e lui aveva la sua casa e il letto. Ecco, le chieda se ha mai dormito in una stanza fuori dal campo? Devo dormire fuori del campo in una stanza, non avrei detto ai miei familiari di vendere l'unico dromedario che hanno per poter andare a prendere l'acqua. Era una persona libera. Viva la giornata. La mattina presto lui entra con il suo libro, incomincia a chiamare nomi e spiegare chi ha pagato, chi deve pagare, chi non ha ancora pagato, chi ha finito di pagare. Alcune venivano portati fuori per poter lavorare, altri venivano picchiati, il resto erano lì seduti a pregare. Tutto il giorno eravamo dentro. Non mi ricordo esattamente il tempistico che io sono rimasta lì, sono sempre stata malata e rimasta all'interno di quella stanza. Può descrivere quel che c'era fuori dal capannone? Era uno spazio recintato e c'era una stanza dove venivano picchiate le persone. Chiamato la stanza delle torture. Stanza dove si utilizzava per torturare le persone, all'interno c'erano tanti bastoni, c'erano delle elettricità da poter utilizzare sulla persona, è una stanza strutturata per
per far del male. Era possibile scappare da quel campo? Beh, no, è la vita che facevamo, anche se uscivamo fuori, facevamo fatica a reggerci anche in piedi. I testimoni quindi raccontano di come erano disumane le condizioni in cui erano costretti a vivere, stipati come animali e rinchiusi a volte anche per molti mesi, mentre hanno raccontato come l'imputato godeva di uno spazio tutto per sé. Ma la parte più drammatica e violenta ci viene raccontata in aula da Idris Almin e ancora una volta indica in Matamud il carnefice. Vorrei chiedergli se lui e altre persone che erano nel campo, se Ismail le ha picchiate, se hanno subito violenze fisiche. Sì, c'erano le violenze e lui entrava e chiamava le persone. Nome e cognome, uscite fuori e cominciava a picchiare. Anch'io personalmente sono stato chiamato, sono stato picchiato da lui, e ancora porto i segni della violenza subita. Quando entrava dentro il capannone, al di là la persona che lui vuol picchiare in modo particolare, prendeva il bastone, passava in mezzo e prendeva tutti. Ismail ci godeva a torturarci. Io ho visto Ismail picchiare a sangue molte persone. Ah, sì, confermo. Come mai, gli chieda, non sono mai ribellati, cioè quando veniva nel capannone picchiava tutti o li portava fuori, non ha mai pensato di reagire lui o gli altri, se non l'hanno fatto perché? Se fai, ricevi di più di quello che sta succedendo. Ci riferisca a che tipo di violenza ha subito? Ci legava i piedi, cioè la testa in giù, i piedi in su, e se urlavi ti metteva la sabbia in bocca. Sono vivo grazie a Dio, però mi ricordo che due avevo sangue dal naso e la bocca. Mi continuava a picchiare chiedendomi come mai non piangi. Prova a piangere e continuava a picchiarmi. E mi metteva per terra e camminava sopra di me. Lui ha fatto qualsiasi cosa su di me, mancava solo che mi violentasse come una donna. Senta, lui personalmente ha avuto dei danni, le aveva riferito per queste botte prese? I piedi e il fianco. I piedi mi fanno male ancora oggi. Come l'ha colpito dal fianco? Con un bastone? Come? Aveva un bastone e poi quando io sono caduta mi sono risvegliata vedendo che sanguinavo. Dopo queste botte, lui nel periodo successivo ha avuto difficoltà a urinare, a fare pipì? Sì, mi dava fastidio, a volte non riuscivo a portarlo, urinavo lì dove ero. Si ricorda in particolare se veniva anche legato quando era stato portato in questa stanza di tortura prima di essere picchiato? Posso far vedere come mi legavano? Sì. Sì? A volte utilizzava il bastone di legno e a volte usava il filo dell'elettricità. Quando lui iniziava a picchiare, finché non si stancava, quando si stancava diceva portatela via. Lei ha visto altre persone portate lì? Portavano fuori le persone. Quando la persona tornava indietro pieno di polvere, di terra, sanguinante, piangente. Senta, lui ha assistito o subito un tipo particolare di tortura? Sì, esiste queste torture che lui prendeva il sacchetto e accende la plastica finché si scioglie e si attacca. Senta, quindi veniva incendiato questo sacchetto di plastica finché la plastica liquefatta, calda, cadeva sul corpo, è così? No, accende la plastica sopra la pelle della persona. È entrata una persona che aveva la plastica ancora sopra la pelle che si vedeva e sanguinava. Lui aveva riferito, e questo vorrei chiedere, mi chiede se posso continuare, se la sente, va bene? Vuole fare una pausa? Sì, una pausa. Le chieda se ha mai visto, se esisteva questa stanza delle torture e se lui per caso ci fosse stato portato dentro anche. Io non ho mai visto la stanza della tortura. Le persone vengono picchiate nel cortile fuori, perché i libici quando chiamano e la tua famiglia non risponde o non mandano subito i soldi, loro non sono persone, le persone cattive, e chi non viene mandato subito i soldi vengono picchiati lì fuori, nel dove vengono messi in fila le persone. Lui ha detto che a un certo punto i suoi genitori sono riusciti a mandare i soldi. Questo tipo di violenza è continuato anche dopo?
Sì, c'era sempre. Io ero una persona sequestrata che decideva lui e poteva fare ciò che voleva su di me. Quando voleva chiamava e picchiava. Le violenze di cui tutti i testi riferiscono sono violenze terribili. Molto al di là di quel che sarebbe bastato. Tant'è che ci dicono i testi, guardate che le violenze di Ismail proseguivano anche dopo che ci diceva che i nostri familiari avevano pagato. A dimostrazione che tutte queste torture non sono frutto di fantasia o invenzione, viene chiamata in aula a testimoniare la dottoressa Cattaneo, che riferisce della compatibilità tra le cicatrici presenti sul corpo dei testimoni con le violenze raccontate. Molti di loro le mani e le gambe, le mani dietro la schiena e le gambe alle mani, sono stati picchiati, bastonati con bastoni di ferro o di gomma o tubi elettrici, anche con delle frustate, con frustate con materiale elettrico, quindi materiale metallico, trattandosi di lesività contusiva, a volte che non aveva provocato lacerazioni ma soltanto ecchimosi o escoriazioni, quindi non ha provocato sanguignamento e quindi non ha provocato poi una cicatrice, non si riscontrano i segni. Ma nelle volte in cui ha provocato una lacerazione, tant'è che nel loro racconto essi stessi raccontavano che hanno sanguinato da quelle lesioni, a questo punto le cicatrici si vedono. Ferite, dove erano collocate queste cicatrici? Solo sul dorso, anche sui piedi, sulle gambe? Le cicatrici, tra l'altro, le cicatrici sono, diciamo così, distribuite su ognuno dei soggetti su varie parti del corpo. Alcuni di loro, come ho già detto, raccontano di frustate con dei fili, delle fruste fatte con dei fili che avevano anche delle componenti metalliche, per quello che si ricordavano, quelli che non perdevano conoscenza, e a questo punto queste lesioni, come da letteratura scientifica, lasciano delle cicatrici molto lineari, e molti di questi soggetti avevano infatti delle cicatrici lineari che corrispondevano a questo tipo di lesività di natura contusiva, che è abbastanza peculiare. Alcuni, mi pare due, hanno raccontato anche di elettrocuzione, quindi di scariche elettriche a livello del torace, dopo che sono stati bagnati, e chiaramente questa è una tecnica ben nota che permette di non lasciare segni sulla cute. Il fatto che la cute sia bagnata spesso fa sì che la scarica elettrica non lasci delle cicatrici o dei segni. Le risulta che abbiano lamentato o dei... Anamnesi da un punto di vista clinico sono sicuramente insonnia, cefalee, molte gastriti, che secondo sono fortemente correlate a situazioni, ad esperienze di prigionia e di maltrattamenti. Ma c'è di più, perché secondo l'accusa ci sarebbe la prova che alcuni rifugiati venivano addirittura uccisi e fatti sparire. Ha mai visto qualche persona essere uccisa? Ho sentito degli spari, io non lo so se è stato colpito qualcuno, ma non ho visto qualcuno morto portato okay. Lì. Anche se lui non ha visto uccidere, ha visto Ismail o le persone che lavorano con lui portare via delle persone dal capannone e non più tornare? E se ricordo bene, mi sembra che erano due persone, sono stati portati via e non sono mai tornati indietro. Li ha chiamati per nome e cognome e poi lui è uscito, loro l'hanno seguito, hanno chiuso la porta e non sono tornati indietro. Ho visto delle persone picchiate da Ismail, o dicevano che sono stati picchiati da Ismail, ma io non ho visto persone morte. Uccisa, picchiata molto da Ismail Tal Awale. E quando sono arrivata nel campo a Benwalid, Awale era lì, aveva già pagato i soldi, ma non stava bene Awale, non riusciva neanche ad andare in bagno, doveva essere sempre accompagnata anche per andare ai servizi. Il suo star male, per quello che lei ha saputo, era conseguenza delle botte oppure no? È giusto che io dica quella che ho visto con i miei occhi e non solo quella sentito dire. Quando io sono arrivata nel campo, il ragazzo era lì ed era la persona che aveva più malessere rispetto agli altri. Ma che tipo di malessere? Sul suo corpo c'erano dei segni, si erano gonfiati i testicoli. Dopo che ci siamo spostati da Benwalid e siamo arrivati a Sabrata per partire, Awale è morto a Sabrata. Poi l'abbiamo lavato noi, perché da noi quando muore qualcuno bisogna lavarla, è il rito. Però è stato spostato il suo cadavere, non so neanche dove hanno seppellito. Di avere visto un ragazzo che dopo essere stato massacrato da Ismail rientrava nel capannone, si buttava a terra, vomitava sangue, voi cercavate di farlo bere, ma moriva dopo il tramonto. È così? Ah,
Sì. Ha visto lei Ismail che lo picchiava? Ma è, o so che lei ha detto, è entrato, l'ha chiamato, l'ha portato fuori il ragazzo, ho intravisto mentre lui picchiava il ragazzo. Lei poi ha raccontato che il ragazzo moriva e veniva lasciato con una coperta per 3 giorni sotto il sole, e a questo punto ha dichiarato che questo stesso trattamento, diciamo così, era avvenuto nei confronti di altre 2 vittime. Ah, sì. 2 ragazzi portati via dal capannone, uccisi altrove, i cui corpi sono stati ripor sorta di monito terribile alle persone presenti. Non mi sembrano necessarie troppe parole per dire che questi episodi sono ascrivibili a pieno titolo oltre che come aggravante del sequestro. Ida aveva detto che io avevo ucciso 3 persone e ho lasciato i cadaveri di fronte a tutte per poter vedere. Se riescono a dimostrare il periodo che io ero nel campo, sono stati morti delle persone, vuol dire che io sono colpevole. Vorrei che lei dicesse i nomi di queste 3 persone che io ho ucciso. Non abbiamo i nomi, non abbiamo i cadaveri, ma noi possiamo arrivare a condannare una persona per omicidio quando non sappiamo nulla. Né della persona uccisa, né il suo nome, né quando è avvenuto, né se è avvenuto. I delitti di violenza sessuale, così come il sequestro, sono contestati in danno di numerose ragazze prigioniere. 2 di esse sono identificate, dunque ne hanno direttamente riferito. Ossan Ido ci dice che qualche giorno dopo l'arrivo Ismail era venuto nel capannone e le aveva strappato nel capannone i vestiti. Ha detto che io gli ho strappato i vestiti di fronte a 600 persone. Lui dice, noi siamo delle persone umani, religiosi, è impossibile che un uomo possa strappare vestiti di fronte a 600 persone e 600 persone li guardano, perciò questo non può accadere, per me è una cosa falsa. Cosa sarebbe accaduto secondo lui se l'avesse fatto davvero? Di fronte a 100 persone strappare i vestiti a una ragazza somala, da un somalo è impossibile, ma anche da un libico. Non ha mai pensato di reagire, cioè quando Ismail con i suoi uomini veniva, prendeva le ragazze, gli faccia questa domanda. Perché lui aveva le armi, poteva ucciderci, poteva sparare, poteva picchiarci, nessuno aveva la forza di contrastare. Poi racconta che Ismail ha trascinato in quella casetta, in quel capannolo, concordemente tutti i testi che dicono viveva, nuda, che le ha legato le mani dietro la schiena e l'ha violentata con penetrazione vaginale. Era vergine, dice che c'è stata nella penetrazione che Ismail ha aperto un'infibulazione con uno strumento metallico. Sì, lui portava fuori la donna, probabilmente deve pagare dei soldi o non ha finito di pagare, però quando rientrava piangendo. Sì, entrava dentro, chiamava le ragazze e le portava fuori. Io non ho visto con i miei occhi se venivano violentati o no, non so cosa succedeva fuori, ma li portava fuori. Faceva quella che voleva con loro e dormiva con loro. Tornavano le mattine e c'era il racconto della violenza. Non è che direttamente io ho sentito loro, però tra le chiacchiere che giravano e abbiamo sentito che quella Safia, che tra l'altro mi ha colpito per l'eleganza, il portamento fiero, i vestiti intonati, la borsetta firmata, e questa non dice di essere stata violentata. Ma allora che cosa c'è? Perché non ha violentato lei, ha violentato le altre 2? Non solo, ma nessun'altra si fa presente, e questo mi lascia sconcertato, perché doveva esserci la fila delle ragazze che venivano a raccontare questo. Tutti questi terribili delitti, gli stupri, gli omicidi, le percosse, conosciuti da tutti i prigionieri, ma a cui nessuno era in grado di opporsi, avvenivano quindi normalmente nel campo libico di Beni Valide. E dopo che i rifugiati avevano pagato ciò che era stato loro richiesto, circa $7.000, questo terribile viaggio terminava nel campo di Sabrata. E lì, caricate su gommoni o vecchi natanti, venivano abbandonate in direzione delle coste italiane. L'ultimo è il campo di Sabrata. Ci hanno messo una macchina dove eravamo in piedi e ci hanno portato fino a dove si prende la barca. Siamo partiti, viaggiato tutto il giorno e tutta la notte, e il giorno dopo siamo arrivati a Sabrata. Ok, quindi un giorno e mezzo o 2 di viaggio. Ecco,
quella notte dove hanno dormito? Siamo sempre stati in macchina. Se qualcuno si addormenta, casomai cade dalla macchina, la lasciano lì. E nell'ultimo tratto viaggiano come gli animali, perché lo dicono loro stesso, ci trattavano come bestie. Immaginate la scena di quando inizialmente vengono portati nel deserto e uno cade e viene lasciato lì nel deserto, morire. Hanno un disprezzo di questa gente, della vita, proprio perché sappiamo, ne arrivano, ce l'ha detto il pubblico ministero e lo conosciamo dalla lettura dei giornali, più di 100.000 ogni anno, quindi c'è carne fresca ogni giorno, ci sono tante di quelle persone che sono disposte a morire e a pagare per fare il viaggio della speranza. Quindi se qualcuno cade dal gippone, nel deserto, non possiamo fermarci per raccoglierlo, andiamo avanti. Qualcuno ci ha detto che è morto per strada cadendo dall'auto. Sono caduti dalla macchina un uomo e una donna. Nessuno ha dato una mano perché ognuno pensava a se stesso in quel momento. Cosa sappiamo dall'analisi complessiva dei testimoni attendibile che non registra contraddizioni? Che il trasferimento dei migranti che hanno pagato da Beni Valid a Sabrata avviene a bordo di autobus dell'organizzazione, guidata dai sorveglianti, che in media il viaggio durava un giorno e una notte, dei fiori, insomma, sono strade deserte. Che una volta arrivati sulla costa, alcuni testi non sostano in un centro di raccolta, ma vengono immediatamente imbarcati. Gli altri, la maggior parte invece, attendono un tempo normalmente breve, da alcuni giorni a due settimane in media, in un centro di raccolta, cioè in un campo, della città di Beni di Sabrata, campo sempre dell'organizzazione dei trafficanti. Quando siete andati via dal campo di Beni Valid? Ismail è rimasto nel campo di Beni Valid o è venuto con loro? No, abbiamo viaggio insieme, siamo arrivati fino alle coste insieme. E poi Ismail è tornato indietro. Nessa anche adesso ti cani, se vuoi giuga. Io sono partita che lui era lì. Sì, cioè devo dire, non ha preso il balcone, è rimasto sul Don terzo. Dove la Rhein, tu quale? Tu quale? No, è rimasta sulla spiaggia, non è venuta in mare. Ok. È venuto con noi finché non abbiamo preso la barca, poi è tornato indietro. Lui. Poi è tornato indietro. Abbiamo preso una barca che conteneva 350 persone. La barca non era in riva, era un po' lontano in mare. Ci mettevano una piccola gommone dove mettevano 35-40 persone. Eravamo tutti accovacciati e non si poteva parlare perché ci picchiavamo se si parlava e ci accompagnava la nave. Ricorda dove è sbarcato, in che posto dell'Italia l'hanno portato, gli hanno preso le impronte digitali? C'erano dei numeri che dava Ismail per poi essere accompagnata una volta arrivati in Italia dove andare. Quando siamo arrivati a Catania con altre ragazze abbiamo chiamato quei numeri lì, ci hanno mandato dei soldi e ci hanno detto che ci mandavano in Germania e ci hanno mandati a Milano. La sua idea era di rimanere in Italia o voleva proseguire il viaggio verso, non so, la Germania, il nord Europa? No, ho sempre pensato di stare in Italia. Abbiamo seguito il viaggio di questi due migranti, Idris, di cui non sappiamo se sia riuscito a raggiungere infine la Germania, e Ahmed Omar, che invece si è fermato come era suo desiderio in Italia e oggi vive e lavora a Battipaglia. Ma nell'agosto del 2016 sbarca in Italia anche l'imputato, cioè con alcune delle sue vittime. Poi lui prende il barcone e risulta essere sbarcato in Sicilia il 29 agosto. E a un certo punto lei, anche se i soldi dei suoi familiari non li avevano mandati, è riuscita ugualmente a partire. Sì, siamo rimasti in tre persone che non hanno pagato, ma siccome io ho pregato e ho pianto e chiesto aiuto in libico, è lui che mi ha poi spostato e mi ha concesso di poter partire. Ha visto sul suo barcone anche Ismail? Ah, sì. 52 persone. Guardate, ed è proprio questa grandissima confusione che i trafficanti di uomini sanno che esiste al momento dello sbarco, che costituisce una polizza di sicurezza per l'imputato, cioè che fa sì, logico, viaggiare anche insieme alle vittime non sia affatto un azzardo.
Eravamo nello stesso barcone io e Ismail. E come mai quando allo sbarco, visto che lui sapeva che Ismail era il carnefice del campo, nulla ha denunciato e nulla ha detto? Quando siamo sbarcati noi, la gente scendeva, non c'erano dei autobus dove ci si metteva. L'ultima volta che io ho visto Ismail era quando siamo scesi dalla nave. Bastava che questo ragazzo dicesse: guardate che qui c'è uno che mi ha fatto questo, questo e quest'altro, e poi saltavano su altri che avevano visto, e Matamud finiva in fondo al mare e non avremmo celebrato questo processo. Chi c'è in Europa che lo aspetta? C'è la moglie e la figlia, e questo non può essere un dato così sottovalutabile, è una cosa primaria. Questo giovane dopo cerca disperatamente di raggiungere la moglie e la figlia. Ha preso un autobus per arrivare a Milano e la casa di un ragazzo somalo che è a Milano, fino alla cena ci siamo sentiti, e poi doveva andare a uno dei centri per fare una richiesta di asilo. Dopodiché non ha più sentito Ismail, naturalmente. No, dopo non l'ho sentito, l'ho visto solo dalla televisione, che era una delle persone dei Magafè, uno dei torturatori libici, la parola che si usa. Ok, allora, la teste può andare, è autorizzato un colloquio con l'imputato. Arriva a Milano, dove va? Ho contattato un ragazzo che si chiama Hasf Hamza e mi ha portato dove abitava lui. Poi la mattina il mio amico doveva andare a scuola e mi aveva detto che mi avrebbe accompagnata alla Croce Rossa per potermi registrare. A questo punto Matamud prosegue a raccontare Abdullahi, con cui aveva avuto un litigio e che aveva picchiato per futili motivi in un campo libico. E sarebbe quindi per vendetta, secondo l'imputato, che Abdullahi fomenta gli altri ragazzi presenti, che fanno intervenire la polizia e lo denunciano come il gestore e l'aguzzino del campo di Beni Valide. Vi ricordo però che 17 sono le persone che lo hanno accusato. E allora rimane da chiederci se vi sia un ragionevole dubbio che le persone siano state mosse da un tale odio nei confronti dell'imputato da ordire un complotto per incastrarlo. Complotto che avrebbe richiesto, ho già accennato, una straordinaria capacità e freddezza dei testimoni. Perché oltre ad essere attori da premio Oscar, che fingono commozione, dovrebbero aver avuto la capacità, di fronte all'imprevisto, cioè alla vista di Ismail a Milano, di imbastire al volo, in pochissimo tempo, una calunnia collettiva. Ma quanti sono questi signori? 17? Su 3.000? Ma che percentuale è? È una percentuale minima. Si conoscono tutti questi testi, si chiamano uno con l'altro e si istruiscono uno con l'altro. Lui sa perché le 14 persone che l'hanno accusato, diverso da Abdullahi, l'hanno calunniato. Non gli chiedo di esprimere una valutazione, se lo sa. In quel momento di quando mi hanno arrestato, io vedevo che tanti persone venivano da Puntland, mi sembrava che era un po' un'aggregazione clanica contro di me. Ci sono stati conflitti, cioè voglio dire, c'è stata una situazione di conflittualità forte, intendo dire, tra clan, tra ceppi, e per quale ragione? Quando è stato cacciato via Siad Barre, il dittatore Siad Barre nel 1990, ci fu un periodo abbastanza lungo di un decennio dove la Somalia fu suddivisa nei warlord cosiddetti, cioè i signori della guerra. Sì. Allora, a seconda del ceppo e dell'etnia a cui si apparteneva, si dichiarava che una certa zona appartenesse esclusivamente a quella famiglia clanica piuttosto che a un'altra. E questo è durato fino intorno al 2005-2006. A quel punto abbiamo avuto un capovolgimento della questione. Il clan non era più centrale, ma era centrale il jihadismo al posto del clan. Quindi noi abbiamo oggi un jihadismo molto forte degli Al-Shabaab che
conoscono sicuramente. Per fare un esempio, sono quelli che all'università di Garissa hanno ammazzato i 146 studenti universitari. La fuga disperata mentre riecheggiano le raffiche di mitra. Attraverso il filo spinato si intravedono i segni della battaglia nel campus sotto assedio. Immagini che assieme alle testimonianze dei sopravvissuti aiutano a comprendere il dramma del campus di Garissa, dei terroristi al-Shabaab che ha massacrato 147 studenti e ne ha feriti un'ottantina, alcuni dei quali in maniera grave. Ecco, abbiamo quel tipo di problema del jihadismo dove tutti i clan sono sotto il cappello jihadista. E allora è evidente che è privo della benché minima ragionevolezza ipotizzare che a fondamento del complotto ci sia l'accanimento clanico, perché è da 10 anni, prima delle denunce, che la società somala non è più attraversata da questo conflitto. Credo che le storie terribili che abbiamo sentito in questo vi rendano impossibile rimanere indifferenti. Perlomeno io non ci riesco e sono certo neppure voi. Credo che se aveste modo, ad esempio, di vedere quelle due ragazzine, cioè quella Ido e quella Mahmoud, quella che l'imputato dice per lui erano come due sorelle, mentre raccontavano di come Mahmoud le violentava e, credetemi, non riuscivano ad andare avanti, credo che avreste avuto, come me, quella sensazione a pelle immediata di sincerità. Questi testimoni hanno subito dei traumi enormi. Non mi riferisco solo ai traumi fisici, perché le ferite, i segni delle percosse, le frustate, come ci ha spiegato la dottoressa Cattaneo, prima o poi passano. Non del tutto, perché ad esempio ricordiamoci quello che quelle due ragazzine, Ido e Mohamed, ci hanno riferite, che dopo le violenze sessuali subite, per molto tempo non sono riuscite a trattenere l'urina e ancora oggi non ci riescono. Guardate che umiliante, ragazzine, Ma mi riferisco soprattutto ai traumi psichici, alle ferite della mente, alle cicatrici dell'animo, quelle non passano. E allora io concludo ringraziandovi per la cortesia e la pazienza che avete avuto ad ascoltarmi in queste ore e chiedendovi di condannare l'imputato Mahmoud Osman alla pena dell'ergastolo. Grazie. Questo processo è anomalo, non perché solo indiziario, ma è anomalo perché le persone offese, gli imputati, il luogo del commesso reato non è in Italia. E quindi noi non abbiamo la percezione di chi siano realmente queste persone che ruotano nel processo, perché non conosciamo il loro carattere, non conosciamo i loro trascorsi, non sappiamo nulla. Io credo che in principalità l'Ismail debba essere assolto da tutti i fatti addebitati e concedere le più ampie di 20 anni, che si vede in pericolo di vita e cerca disperatamente di raggiungere la sua famiglia, la sua moglie e la sua bambina. D'accordo. L'imputato voleva dire qualcosa? Intraprese il viaggio della fortuna non per far del male a qualcuno, ma sinceramente per essere salvato con la mia famiglia. Se pensate che io abbia fatto tutto quello che si dice, preferisco essere condannato tramite uno sparo. Lui. Va bene. In nome del popolo italiano, la prima Corte d'Assise di Milano ha pronunciato la seguente sentenza. Dichiara Mahmoud Osman colpevole dei reati ascritti e unificati tutti i delitti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 3. Dispone che Mahmoud Osman, appena espiata, sia espulso dal territorio dello Stato. L'udienza è tolta.